Ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, se mi vedete allungata nel letto è perché oggi non mi sento bene. Tra l'altro, mi sono resa conto facendo il video con voi che sono pure sporca qua perché ho appena mangiato. Però, dettagli. Allora, in questo video sarà veramente molto divertente perché vi ricordate quando ho fatto il video sul diario dell'altra volta che avevo ritrovato sto diario qua? Bene, avevo dei numeri salvati che io tra l'altro, siccome sono passati tantissimi anni, non mi ricordo, diciamo, di queste persone. Fatto sta che ho deciso di fare un video un po' particolare. Perché? Perché ho salvato i numeri di telefono, chiaramente quelli ancora che risultano esistenti, perché parecchi non esistono più, al mio cellulare. E proverò a contattare queste persone per vedere se si ricordano di me o se io capisco chi sono loro. Fatto sta che se avevo questi numeri di telefono, è chiaro che li ho conosciute queste persone. Quindi dovrei, diciamo, più o meno conoscerle, credo. Non lo so, ragazzi. Ho messo l'impostazione appunto per registrare lo schermo in modo tale che voi vedete i messaggi che manderò. Iniziamo con questa persona. Dico ciao, puntini puntini. Poi faccio copia e incolla, lo mando un po' a tutti. Questa persona già mi ha risposto e chiaramente non sa chi sono. E adesso continuiamo. Vorrei saperlo io. Ho trovato questo numero su un vecchio diario di quando andavo a scuola. Dio ragazzi, mo ci divertiamo. Di dove sei? Ah, questo praticamente è un messaggio che parte in automatico. Allora, sono di Chieti, ma come fai ad avere questo numero? Strano che l'hai trovato in un diario. Invece è così. Ma vuoi, posso pure farti la foto. Sarà possibile che siamo andati a scuola insieme? Scolastico 2010-2011. Elementari, lui. Ecco. Svelato il mistero. Quindi per il momento ho ritrovato un mio compagno delle elementari. Chissà se gli altri prima o poi risponderanno. Ragazzi, un'altra persona mi ha scritto e ovviamente vuole sapere chi sono. Quindi adesso andiamo a vedere di rispondere anche a questa persona. Chiaramente mi dice chi sei, io rispondo.
trovato questo numero su un vecchio diario. Forse in passato ci conoscevamo. Non credo. Andiamo, di dove sei? Capisco visualizzato senza rispondere praticamente. Ragazzi, io penso che il video termina qua, anche perché comunque, come avete potuto notare, ho ritrovato il mio compagno delle elementari, poi questa persona che non ha, diciamo, più risposto, gli altri, alcuni hanno visualizzato, alcuni non hanno visualizzato, però comunque non hanno risposto. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, come sempre, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e accendete la campanellina delle notifiche, così se esce un nuovo video non ve lo perdete.